Rieccoci collegate qui davanti al Piala Fiori, siamo con un Dottor grande Gamma. Cantante, il dottor Gamma, mi sembra anche un attore americano con questa barba, quindi complimenti anche per il look. Ciao Andrea. Ciao, come stai? Io benissimo, tu stai bene, sei pronto? Io abbastanza bene, un po' freddo oggi. Oggi sì, oggi è la giornata più fredda da domenica a questa parte, però ci sta, magari la pioggia porta fortuna a tutti voi artisti. Speriamo. Dottor Gamma è qui, oltre a salutarci e a respirare le cose belle di Sanremo, Sanremo in musica, dottor Gamma ci presenta il suo ultimo singolo. Come si chiama e di cosa parla? La Mer. La Mer è un sogno che ho fatto 2 anni fa, fondamentalmente. Parlava di una mamma con il suo bimbo che scappavano dalla guerra e appunto alla vista del mare il bimbo si impaurisce e lei gli dice negli papi della mer, non abbia paura del mare. Questo brano è stato scritto quella notte, poi ho dato il testo, praticamente la melodia, a Kelly Joyce, e Kelly Joyce poi ha scritto il testo del brano. Tu hai qualche fonte di ispirazione? Ti ispiri a qualcuno per scrivere i tuoi testi? Qualche grande nome? Ma le ispirazioni possono essere tante e molteplici. Ho avuto tanti artisti a cui mi sono, diciamo, agganciato per tante cose. Però ecco, avercene uno in particolare è un po' difficile dirlo. Hai preso più influenze. Sì, perché io parto con la musica classica, parto poi passo al rock, poi funk, reggae, jazz anche un pochino, quindi sono un po' di anni che giro con la Complimenti. Musica. E che emozione si prova esibirti davanti a una platea? Raccontaci un po' le tue sensazioni quando poi ti ritrovi davanti a qualcuno che... È vitale. La musica live è assolutamente il motore di tutto. Cioè, quando tu suoni davanti alle persone, quelle sensazioni magari che hai avuto nella composizione poi vengono date al pubblico e il pubblico ti ridà quelle emozioni amplificate all'ennesima potenza. E lì incomincia praticamente questo interplay e scambio di energia praticamente va alle stelle. È vero, infatti adesso stiamo parlando di fronte a una telecamera, ma sarebbe ancora più bello invece poter parlare davanti a un pubblico e poi esibirsi. Sarebbe più bello cantare davanti. Cantare. Tu canterai nelle prossime settimane? Hai qualcosa in programma? Guarda, prossimamente abbiamo qualcosa però in Spagna. Torno in Italia il 25 di aprile, che si aprirà il tour in Italia con un concerto a Civitanova Marche. Che bello, allora noi ti auguriamo tanti successi, tanta carica da parte del pubblico, se vogliamo salutare gli amici di Radio Incontro Terni. Ciao Radio Incontro Terni, mi raccomando, state bene.